Un'opportunità per i nostri territori, anche in funzione delle questioni irpine, insomma, conosciamo tutti le dinamiche sull'acqua in questa provincia, c'è grande rispetto per il soggetto gestore. Questa chiamiamola divisione dei due distretti nasce proprio da questa esigenza di salvaguardare meglio Alto Calore, perché lei sa bene che c'è bisogno di una, per avere affidamenti diretti con appalti in house come questo di cui stiamo parlando, di Alto Calore, c'è bisogno di unicità di gestione. Quindi nel nostro distretto, che era molto molto più ampio, che era 194 comuni in questo momento, Alto Calore ne gestisce 130 su 194, quindi non c'era l'unicità di gestione nel nostro distretto. Quindi stiamo seguendo con grande attenzione la questione di Alto Calore rispetto al concordato in continuità. C'è questa ipotesi della presa in carico da parte della Regione dell'acquedotto della normalizzazione, quello di Cassano Irpino, insomma, per intenderci, che vale, insomma, credo un 20 milioni di gestione di Alto Calore di energia elettrica. Lì c'è una sottostazione Enel, quindi molto importante. C'è tutto un discorso che stiamo facendo con l'acquedotto pugliese, la Regione Campania sta facendo con l'acquedotto pugliese, che ci porterà da qui a brevissimo a chiudere una vertenza molto lunga.